Mi mancano il caldo e l'asciutto. Stanno ancora facendo manutenzione al relè delle carrozze. Controlliamo. No, credo vogliano solo assicurarsi che sia tutto ancora in ordine. Nessuno viene più qui, ma non si può mai sapere se e quando il Duca manderà qualcuno a controllare. È strano, ma è interessato ad Addermeyer. Qui sta davvero succedendo qualcosa. E dopo ieri notte ne sono sicuro. Ho visto qualcosa e in ogni caso non si muoveva come una persona. Prima di venire ad Addermeyer ho visto una scena del crimine dell'uccisore della corona. Chiunque abbia scortato quella vecchia coppia si è divertito nel farlo. Allora, che ne pensi? Non saprei. Sono tornato all'alba. C'è sangue sulle finestre. Non so cosa pensare. Forse il Duca ha trovato un nuovo orso o un gorilla di Pandissia. Perdo il sonno solo a pensarci. Cosa sono io? Come una calza senza la gamba. Ecco cosa valgo. Niente. Anzi, meno. Chi? Piccola merda! Non... Questa parte della struttura è abbandonata da un po'. Thank you.
sai che non puoi entrare nell'ufficio della dottoressa Ipezia. Vi prego, ci vorranno solo poche ore perché la dottoressa Ipezia li visiti. La mia piccola di 7 anni si è rotta una gamba portando l'acqua ai minatori. E mio figlio di 3 si spinge polvere da settimane. È così pallido, quasi grigio. Posso portarli qui? Mi spiace molto. Il duca di Sirkonos. Una vittima dell'uccisore della corona.
stelle. C'è qualcosa che non quadra. Dopo mi ci vorrà una bella spronza. Immagina fare qui le vacanze, riposare mentre si prendono cura di te. No, grazie. La malattia è sempre malattia, anche se a volte in una staglia di seta. Riesco solo a immaginare gente che... da qualche parte in terapia intensiva per la sicurezza. Personale della Gran Guardia, ricordate, la porta secondaria è riservata ai cambi di turno e alle operazioni nella torretta. Evidentemente la dottoressa Ipezia non riceve più pazienti. Qui, bello! Sei ancora morto? Bello, non sei ancora morto? Diamolo. Ehi, ma che... Thank you.
così non dovrei sorbirmi le sue sparate come si fa bene quando c'era il padre del duca. Di serbatoi d'olio di balena andato, rubato sotto il nostro naso. Idioti. Thank you.
Chi è? Credo di aver visto qualcosa di sospetto. Assicurati che resti dove vogliamo. Spezia non lascia mai lì. Ho sentito qualcosa. Se non darei per quel succo di pera. Oh, oh beh, non fa niente. Che donna. Chi va là? Non era niente. Più tardi ripulirò il tuo sangue. Le amnesie peggiorano e i miei sogni si sono fatti inquietanti. Non riesco neanche a riposare. Inizialmente il duca Abele sembrava iperprotettivo, ma mi ritrovo sempre più prigioniera del mio laboratorio. I soldati assegnati mi lasciano in pace, ma... Alexandria Ipezia. Ciò che mi rattrista è la perdita del mio lavoro. Ho sempre apprezzato il legame con le persone più... bisognose di aiuto. I lavoratori e le loro famiglie. Ogni volta che sento di una nuova epidemia di febbre o che un nuovo malanno si diffonde tra i minatori, mi addolora non essere lì per poter alleviare le loro sofferenze.
Provo tanto piacere nel vedere come la storia venga distorta ogni volta che passa da un orecchio all'altro. Una creazione imperfetta, compresa per metà e mal ricordata. Negli anni a venire, la storia dell'uccisore della corona sarà distorta e falsata, plasmata come metallo duttile. Per alcuni, un mostro da eliminare. Per altri, la vittima di un tradimento. Rimasta in vita perché alla fine si è agito in un altro modo. Ma tu ricorderai sempre la verità, vero? O almeno la tua verità. Cosa che puzza qui. Aspetta a me il compito di pulire. A, B, C, D, F, L, G, H, N, I, T, O, con il cambio R. Thank you.
Come sta? Fuori di testa. Grida assurdità per delle ore. Riesce a capirci qualcosa? Dice di essere stato attaccato da un mostro una notte. Una bestia che voleva mangiargli il cervello. Capisco. Tienilo per te, d'accordo? È inutile se mi metto in panico. Signor sì, signora. Vediamo se riesco a farlo ragionare. Porca troia! Merda! Torna qui! Non mi fanno... Perché? Sei Hamilton? Perché ti hanno rinchiuso? Sai qualcosa? Lo giuro, so cosa ho visto. Un cappuccio. Ho visto solo un lampo di odio nei suoi occhi. Come se non ce ne fosse già troppo. Non ho le allucinazioni. Spero non abbiano rubato i miei appunti. Devo tornare nella mia stanza. Hanno preso la mia chiave. Troverò quella chiave e poi troverò lei. Io pensavo di poter... Non lo so. Sono stato sciocco.
Ho visto un'infestazione del genere.
immortato. Pazienti, mi spiace. Io dovrei saperlo. Sono qui per chiederle una cosa. Si copre la faccia a causa delle ferite. Le infezioni che curiamo qui sono molto più frequenti di quanto si pensi. Non sono qui per le cure. Cerco Anton Sokolov. Sokolov? Sì, è stato qui per poco tempo. Ma l'hanno portato via. Da Kirin Jindosh. Ha sentito niente? E l'uccisore della corona? È un suo paziente? L'uccisore, sì. Ho letto qualcosa sui giornali. Mi spiace, ma non... Ah, sì, gli omicidi. Ero a Dunwall in quel periodo e studiavo le malattie dei balenieri. Ehi, qualcuno mi sta chiamando. Mi dimentico le cose. L'uccisore della corona è un caso interessante. Mi sentirei quasi di poter dare una mano. È solo che lavoravo bene, ma ora la memoria sta cominciando a tradirmi. Chi mi sta chiamando? Mi scusi. Ho ancora qualcosa sotto le unghie. Con cosa stavo lavorando? Tintura di iodio, forse? C'è qualcosa di terribilmente sbagliato, ma non riesco a capirlo. Chissà cosa direbbe di tutto questo. La sento sussurrare dal fondo di un pozzo, da qualche parte. Gli omicidi, tutto quel sangue e quella carne.
Vado e vengo, facendo addormentare ai pezzi a quanto voglio. Anche quando... Se solo potessi. Sono con lei, in segreto, vedendo attraverso i suoi occhi. La mia fredda, arida sorella. Si dedica agli operai anneriti che soffocano. Ah, il prossimo. Il prossimo lo costruirò. Che mi porterò le unghie tra le sue dita. Non fermati alla mia. Breve vita di turno non appena conclusa la tua. Il suo fidato assistente che non si vede più da mesi. Dove sarà? Che idea! Un tonico che li tenga vivi dopo avermi messo delle mosche del sangue nell'interiore. Bere dal suo piscino teschio e pulirmi i denti con il suo femore. Tutto a tempo debito. Vivi per giorni e giorni. Un larve di mosche del sangue. Stai bene? È stata Aipezia. È lei l'uccisore. Ma non sa di esserlo. Lei ha sviluppato un siero per i minatori. Ma la prima versione distorceva e mutava la sua mente. Per me è troppo tardi, ma forse puoi salvare lei. È una brava persona. Cosa posso fare? La cassaforte, nella terapia intensiva. Devi scoprire come fare l'antidoto. Aiutala. Il codice della cassaforte è 488. Sempre chiesta che se ne avessero le tue carte, caro assistente. Non c'è più. Cos'è successo? Vediamo che cosa c'è qui.
e sgustoso. Per il suo bene, speriamo funzioni. Andermeyer con persone non autorizzate sarà condannato e imprigionato. No! Non torno a dormire! Non me ne vado! Non ne ho alcuna intenzione! Dottoressa? Sì. Mi scusi. C'è qualcosa che non va in me. Forse ho contratto una malattia mentre lavoravo con campioni infetti. No, qualcuno l'ha avvelenata. Ma ora sta meglio. Ho trovato delle note per creare un antidoto. Avvelenata? Non ci pensi. Me ne occuperò io. Se le serve un posto per qualche giorno, venga da noi. Sto con un alleato su una barca chiamata Dreadful Whale. Quando la torretta sarà inattiva, Megan potrà venire a prendermi. Forza, chiudiamola qui.
Non ci vorrà molto. Prendi questo! Non mi fa nessun effetto! Possiamo andarcene. Non mi piace qui. Siamo pronti. Sì, torniamo alla barca. Avete trovato Sokolo? No, ma Ipezia era l'uccisore della corona. Cosa? Non ci credo. Il duca l'ha indotta a iniettarsi una dose avvelenata del suo stesso siero. E l'ha cambiata. Ma ho trovato l'antidoto e ora è viva. Se ricorda gli omicidi, dovrà conviverci. E invece Sokolo? È in mano a un uomo chiamato Kirin Jindosh. Lo conosci? Tutti lo conoscono. Il grande inventore di Serkonos. Allora tocca a lui. Spero Anton stia bene.